Procediamo con l'appello, grazie. Il direttore si sta arrivando, lascia andare. Prego, prego. Fantino. Belisario. Benassi. Caccamo. Carlone. Carrus. Cerquoni. Ciancio. Cofano. Coia. Giuliano. Gugliotta. La Daga. Lancia. La Notte. Lelli. Lenci. Lozzi. Matronola. Poli. Stelitano. Tredicine. Tutino. Villa. Vitrotti. Stelitano. Allora, presento la Presidente più 22 consiglieri più due assenti. Io mandato chi sono gli assenti? Gli assenti sono Coia e Gugliotta. Visto che c'è il numero legale, sono presenti infatti 22 consiglieri più la Presidente, assenti consiglieri Gugliotta e Coia, quindi possiamo procedere alla seduta del Consiglio. E intanto nomino quali scrutatori, i consiglieri Caccamo, Belisario, Carlone. I suddetti consiglieri sono pregati di non allontanarsi se non previa comunicazione alla Presidenza, grazie. E naturalmente ho ricevuto nelle precedenti sedute la richiesta da Libere TV per poter riprendere la seduta del Consiglio. Se non ci sono osservazioni, credo che si possa autorizzare. Allora, passiamo al primo punto all'ordine del giorno. Mozione ai sensi dell'articolo 58 della seduta del 26 giugno, presentati dai consiglieri Lancia e Ciancio, avente ad oggetto sistemazione superficiale inerenti ai lavori della metro C nel tratto via La Spezia, via Orvieto. Chi è che presenta questa mozione? Consigliere Ciancio, prego. Grazie Presidente. Intanto volevo dire che questa mozione urgente nasce da un incontro avuto con le due commissioni capitoline, la seconda e la terza, lavori pubblici e mobilità, che hanno incontrato Metro C nella seduta del 26/6/2014 in cui siamo stati presenti e abbiamo, come dire, chiesto formalmente che la sistemazione di via La Spezia finale potesse trovare una condivisione rispetto con i cittadini, naturalmente rispetto al disagio che hanno vissuto e continuano a vivere in questi anni. Quindi cosa si chiede con questa mozione urgente? Intanto si chiede di realizzare un'area pedonale, la cosa più importante. Qui siamo in presenza di un quartiere molto denso, dove ci saranno dei plessi scolastici, dove c'è un mercato in sede impropria su via Orvieto, c'è una situazione di grande disagio e ripristinare la viabilità ante vorrebbe dire essenzialmente riprodurre
di nuovo ancora molti disagi, perché il traffico che proviene dalla tangenziale, quindi dalla zona est, deve attraversare il quadrante per andare verso l'Eur, attraversa inevitabilmente tutte le strade, le stradine del quartiere. In questi anni, per via dei lavori, tutta la viabilità è stata trasferita a ridosso delle mura aureliane, vivendo quindi una situazione diversa rispetto a quando le macchine velocemente attraversavano via La Spezia, sia per le scuole sia per il mercato, creavano forti disagio, soprattutto per i ragazzini che attraversano la strada, creavano situazioni di pericolo, in particolare in via Orvieto. Via Orvieto è posta tra via La Spezia e via Taranto. Quindi il primo punto che si chiede, si è resa disponibile quindi Metro C a fare una variante alla sistemazione finale, e siccome i lavori saranno conclusi entro il 31 agosto, nella sede della Commissione Capitolina hanno manifestato proprio un impegno, dice: noi se riceviamo un impegno formale da parte del municipio siamo disponibili a modificare il progetto approvato. Queste modifiche, che sono piccole ma potrebbero migliorare di molto il quadrante, essenzialmente sono quelle che la Presidente conosce, perché ha incontrato i comitati del territorio, quindi espressamente chiudere il tratto finale di via Orvieto, creando un'area pedonale, quindi un'area di parcheggio di sosta per il carico e scarico delle merci dei mercatari, e in più la sera può diventare parcheggio per i residenti. Quindi di realizzare un'area pedonale al posto dell'attuale cantiere all'incrocio tra via Orvieto e via La Spezia, chiudendo via Orvieto con un marciapiede, realizzando una piccola area destinata a parcheggi per il carico e scarico delle merci in corrispondenza con l'incrocio di via Voghera, che potrà essere utilizzato dai residenti dopo la chiusura del mercato. Al secondo punto della nostra proposta, ripristinare in modo nuovo e complessivo, anche alla luce delle osservazioni della Polizia Municipale, che in conferenze dei servizi hanno già evidenziato, una mobilità di tutto il quadrante, considerando che è una delle aree della città a maggior densità abitativa e non può essere considerata un corridoio di scorrimento tra Roma Est e Roma Ovest. È un'area in cui esistono, come dicevo prima, numerose scuole, mercati rionali e persino una biblioteca molto importante. I residenti chiedono l'apertura di piste ciclabili che possono divenire quindi un raccordo ciclabile di quadrante, un anello chiuso. Non mi soffermo ora, ma quindi noi sollecitiamo quindi un tavolo, che si possa aprire un tavolo con Metro C e proporre queste opere importanti per il quadrante. Ecco, abbiamo ritenuto di fare una mozione urgente proprio perché ce l'ha sollecitato Metro C, dice, e questo bisogna farlo celermente. È vero che si tratta di il grosso è fatto, è vero che i residenti del quadrante chiedono un ripristino delle alberature anche su via La Spezia, però ritengo che su questa richiesta difficilmente potremmo spuntarla, perché il solettone in cemento armato non consente di fare piantumazioni d'alto fusto. Però in subordinata, subordine, potrei dire che ci sono tante altre strade che dovranno essere fatte le nuove piantumazioni, diciamo, di alberi di alto fusto, e creare una biblioteca all'aperto, visto che la situazione di Largo Brindisi potrebbe essere favorevole a questa nuova sistemazione. Entro il 31 agosto Metro C sta viaggiando velocemente, vorrebbe avere un'indicazione da parte del municipio in modo formale. È vero che noi nella Commissione Lavori Pubblici non ci siamo visti, non abbiamo avuto modo per l'urgenza di altri provvedimenti, però ritengo che l'assessore competente, la Presidente, possono attivare un tavolo di confronto con Metro C
effettuare queste opere che del resto sono disponibili a fare. Io ringrazio anticipatamente l'assessore e la presidente per la disponibilità, grazie. Grazie consigliere Ciancio. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, va bene, è chiesto la parola l'assessore Morcia. Prego, assessore. Grazie signor Presidente, signor Presidente del Municipio, consiglieri. La mozione posta all'ordine del giorno del Consiglio, che è stata illustrata dal consigliere Ciancio, pone all'attenzione di tutti noi un tema che in quel quadrante è molto sentito. Il periodo prolungato di cantieri nell'angolo tra Via La Spezia e Via Orvieto ha, come dire, consolidato nel tempo una situazione in cui la transitabilità su Via Orvieto dei veicoli è interdetta. Per cui c'è una situazione rispetto al passato di una sistemazione locale diversa di disciplina di traffico. Come ha detto il consigliere Ciancio, la Presidente ha incontrato i residenti qualche mese fa e subito dopo quell'incontro ci siamo attivati per cercare di capire quali e come potevano crearsi le condizioni per andare incontro a quanto i cittadini chiedono. Su questo indirizzo abbiamo raccolto preventivamente, poi il consigliere ricordava insomma, la relazione che è stata instaurata con Metro C, ma le competenze, voglio dire a tutto il Consiglio, rispetto a questo tipo di cambiamento sono diverse, purtroppo per noi, però insomma, la complessità poi la si governa. Per arrivare a un cambiamento di disciplina di traffico, io dico, del progetto di sistemazione che è stato preventivamente approvato prima dei lavori, ci sono diverse competenze come quella del Dipartimento Mobilità e del SIMU, perché Via La Spezia è grande viabilità, come sapete tutti, c'è la competenza dell'UOT municipale, così come quella della UTS municipale, della Polizia Locale Municipale, nonché la competenza di Roma Metropolitane, che è l'ente che sovrintende alla Metro C, e Metro C che è l'ente attuatore. Devo dire che avevamo ragionato questo con l'ex vicecomandante del settimo gruppo Appio, che ora è andato in pensione, ma abbiamo ripreso i contatti con la Polizia Municipale e, come dicevo prima, ci sono tutte queste condizioni. È nostra intenzione su questa linea convocare, non una conferenza di servizi perché è impropria, ma mettere tutti intorno a un tavolo, tutti questi soggetti che hanno la competenza, la legittimità di intervenire sul problema, per andare incontro a quanto questa mozione propone, che per quanto mi riguarda e per quello che pure la Presidente ha detto ai cittadini, ci trova nell'indirizzo d'accordo. Grazie. Grazie a lei, Assessore. Allora, non ci sono interventi, passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? No. Allora, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? La
La mozione è approvata con 24 voti a favore. Non ho fatto la controprova, scusate. Chi era contrario? Adesso 24 siamo tutti, quindi si astiene nessuno, va a posto. Allora, passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno. Proposta di deliberazione di iniziativa della consigliera Lancia, avente ad oggetto legalità e decoro urbano nel mercato di via Sannio ed area adiacente. Prego la consigliera. Grazie Presidente. Questa delibera va nella direzione di ristabilire un po' di ordine in una zona particolarmente disagiata della città, seppure chiamata ai parioli del municipio, perché da molti anni ormai l'area di Via Sannio è soggetta a una illegalità diffusa, a bancarelle che invadono tutto, ad abusivi, a sporcizia, traffico di droga, di armi, gioco delle tre carte e quant'altro, e sporcizia. I residenti sono infuriati da tanti anni, hanno raccolto le firme che hanno presentato sia alla giunta Veltroni che alla giunta Alemanno, che al municipio non è mai successo niente, e ultimamente da un anno a questa parte è stato aperto un cantiere Metro C che ha aggravato la situazione, perché ovviamente le bancarelle, tra l'altro, sulla strada sono più che raddoppiate, se non nei numeri, senz'altro nello spazio occupato. Inoltre insiste nella strada di Via Sannio una centrale AMA in cui si compatta la mondezza raccolta nel primo municipio provvisoriamente dal 2000, nell'anno del giubileo, mentre il mercato di Via Sannio è provvisoriamente dal 54, 57, non so quando, provvisoriamente nell'area di Via Sannio. Stiamo parlando di un'area sotto la cattedrale di Roma, frequentata da tantissimi turisti, ed è veramente un'indecenza. Per questo motivo noi chiediamo nella delibera di effettuare un censimento delle autorizzazioni rilasciate per il commercio sia all'interno che all'esterno del mercato e la sua pubblicazione sul sito del municipio, in modo anche da sapere quante sono le licenze originali, quante sono le persone che sono subentrate, eccetera. Chiediamo di spostare temporaneamente all'interno del mercato, al posto dei banchi che ora sono chiusi e che sono numerosi, tra l'altro banchi chiusi, di spostare temporaneamente le bancarelle che ora sono sulla strada, che insistono nella strada. Chiediamo, in accordo con il Dipartimento e con la Polizia Municipale, di aumentare i controlli sia sull'abusivismo commerciale sia sulle violazioni al codice della strada che vengono fatte anche dagli operatori del mercato che parcheggiano le macchine in seconda e terza fila per tutta la mattinata senza rispetto per chi deve andare a lavorare, uscire, passare, eccetera. E chiediamo anche che il municipio si impegni con il Dipartimento Ambiente a trovare una postazione alternativa dove trasferire l'impianto AMA, che è comunque del primo municipio e non del settimo municipio, in modo che i residenti, tra l'altro sopra l'impianto c'è un palazzo che la notte non riesce a dormire, possano avere un po' di pace e anche un po' di decoro. Grazie. Grazie a lei, consigliera Lancia. Allora apriamo la discussione. Consigliera Caccamo, prego. Buonasera a tutti. Io intanto volevo ringraziare la consigliera Lancia che ha promosso la predisposizione di questa deliberazione che è stata approvata poi in Commissione Commercio. Diciamo che il problema del mercato di Via Sannio è stato esaminato più volte in commissione anche alla presenza della polizia locale e abbiamo rilevato insieme appunto ai vigili urbani che in quell'area ci sono diverse problematiche. Il mercato che
è stato istituito in quell'area subito dopo il dopoguerra, nel dopoguerra, in una sede che doveva essere provvisoria, è diventata poi definitiva, ce l'abbiamo ancora lì a distanza di tanti anni, e purtroppo nel tempo si è andato degradando, la situazione di quel mercato è andata degradando, specialmente in questi ultimi tempi, perché su via Sannio sono stati installati i cantieri che devono realizzare la metro C, per cui è stato fatto lì un intervento di redistribuzione delle occupazioni suolo che stanno intorno al mercato di via Sannio, e questa redistribuzione ha creato un ulteriore disagio ai cittadini. Scusate. Diciamo che come consiglio noi cerchiamo di tutelare il lavoro degli operatori di questo mercato come quello di tanti mercati che esistono nel nostro municipio, specialmente in periodi come questo in cui il lavoro è una cosa importante, è diventata anche rara, per cui tuteliamo coloro che il lavoro ce l'hanno, però allo stesso tempo noi dobbiamo tutelare il decoro delle nostre strade e la sicurezza delle nostre strade. Per cui con questa deliberazione si chiedono una serie di interventi che sono volti a ripristinare il decoro e alla sicurezza in quel mercato e in quella strada del settimo municipio. Grazie. Grazie a lei, consigliera Caccamo. Consigliera Cercone, prego. Buongiorno a tutti. Ovviamente non possiamo che essere favorevoli a tutto ciò che va nel senso di legalità e sicurezza, a maggior ragione nel caso specifico di via Sannio, che è un mercato che soffre soprattutto di situazioni, come ha detto la consigliera Lancia, di situazioni poco che appunto non possono essere considerati totalmente legali. A maggior ragione il cantiere della Metro C ha in qualche modo accentuato la situazione di degrado, e io volevo semplicemente ricordare che il mercato di via Sannio dovrebbe essere sfruttato, tra virgolette, utilizzato come risorsa del territorio, perché al contrario di tutti gli altri mercati rionali, adesso menziono Magna Grecia, Piazza Epiro, è un mercato che ha un bacino d'utenza molto più vasto rispetto a quello del semplice mercato, perché è un mercato dove veramente vengono persone da tutta Roma a comprare. Ovviamente la crisi ha creato delle situazioni di particolare disagio, soprattutto in merito a quegli operatori che hanno visto i loro banchi chiudere e hanno dovuto sospendere in qualche modo la loro attività. Ovviamente questo significa, e io spero che questo poi in un secondo momento venga fatto, non solo un controllo delle licenze, ma una riqualificazione di tutto il mercato, cosa di cui abbiamo parlato anche durante diverse commissioni. Visto che diversi progetti sono stati presentati, quando ovviamente non c'era questa composizione del Consiglio, ma in anni passati, sarebbe gradito, comunque sarebbe auspicabile una riproposizione di alcuni progetti, sia per quanto riguarda la sede, quindi organizzare in maniera più adeguata e più consona ad un mercato ovviamente tutta la struttura. Non possiamo che essere appunto favorevoli e ringraziamo la consigliera che se ne è occupata, ed è vero che è un problema che riguarda una porzione di territorio che è già abbastanza in una situazione abbastanza difficile, appunto visto il cantiere della metro. Grazie. Grazie consigliera Cercone. Altri interventi? Non ci sono, passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono? Non ci sono, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole?
Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Allora, l'atto ha avuto 22 voti a favore, nessun voto contrario e l'astensione dei consiglieri Tutino, Laddaga e della Presidente Fantino. Quindi l'atto è approvato. Grazie. Terzo punto dell'ordine del giorno, delibera istituzione commissione speciale. Delibera istituzione commissione speciale sui print. Una proposta presentata, sottoscritta, presentata da 5 consiglieri che ha avuto il suo iter. È scritto proprio. Un emendamento? Sì, scritto proprio. Chi è che presenta questo atto? Consigliere Cianci. Grazie Presidente. Dunque, si è reso necessario questo percorso di istituire, ai sensi del regolamento dell'articolo 47, quindi proposta questo schema di delibera per l'istituzione di una commissione speciale sui print, piani di recupero integrati. I piani di recupero integrati sono di nuova generazione, voglio dire, non è un piano attuativo come un piano di zona, non è un piano attuativo con un piano di lottizzazione, ma uno strumento nuovo urbanistico che nasce dopo l'approvazione di questo piano nuovo, piano regolatore di Roma, in cui si individuano delle aree degradate, che necessitano, non sempre degradate, ma che necessitano di uno standard urbanistico più congruente rispetto ai parametri fissati dalle normative. Quindi i print nascono proprio per analizzare, valutare e determinare uno sviluppo e un miglioramento di aree molto complesse e particolari. Quindi si tenta con uno strumento nuovo, e quindi non è un piano di recupero come la 457 attuato a Bologna nel 78, ma sono print. Proprio per questo abbiamo avuto, anche in seguito al fatto che il nostro territorio ha ben 5, se non vado errato, 5 aree destinate a print, quindi in cui sorgono aree industriali, in cui ci sono delle situazioni che vanno assolutamente migliorate dal punto di vista urbanistico. Quindi abbiamo pensato di proporre questo schema di delibera in cui viene istituita la commissione speciale dei print per la definizione degli interventi pubblici e privati inerenti ai piani di recupero integrati, che di fatto sarà composta secondo i termini previsti dal regolamento, in cui tutte le forze politiche avranno le partecipazioni secondo lo schema, e deve essere condiviso, quindi che ci sia una condivisione più ampia possibile. In relazione a quello che è la commissione generale che si occupa di urbanistica, e naturalmente l'urbanistica di per sé è una materia così ampia, abbiamo ritenuto invece, come del resto nella passata consigliatura si era determinato, una delega specifica per i print, è mantenuta del resto dalla Presidente nella passata consigliatura,
abbiamo ritenuto importante proprio dividere, perché ci deve essere un lavoro permanente, importante. Non ce l'avevo, che ce l'aveva per l'inizio. Beh, diciamo ce l'aveva la Giunta. Vabbè, comunque non è importante chi la teneva, l'importante è che era divisa, per cui l'ambito print è un ambito importante proprio per fare un percorso condiviso, perché naturalmente noi non dobbiamo prendere in giro i cittadini rispetto allo strumento che andiamo ad operare, quindi se andiamo lenti noi ci scusiamo, ma noi vorremmo che le cose che vengono indicate nel print poi diventino un impegno serio, concreto, puntuale rispetto a situazioni che invece potrebbero uscire fuori da quelle che sono le proposte. Quindi siamo assolutamente coscienti che è un lavoro importante, è un lavoro che la Commissione dovrà fare velocemente, perché ci sono delle scadenze impellenti per quanto riguarda il print di Ciampino, ma è solo la prima parte. L'attività che richiede l'impegno di questa commissione è un impegno costante, perché ci ritroviamo ad avviare altri 5 print. Cosa chiediamo? Naturalmente questo nasce pure da un'evidente disponibilità dell'assessorato a confrontarsi e a rendere più facile il lavoro che la commissione dovrà valutare anche in relazione a tutto il territorio di Roma. Un print non vuol dire lavorare nell'area print, ma vuol dire lavorare su un'area più vasta, fare delle conclusioni su un territorio non di quadrante ma di intera città. Mi auguro una grande disponibilità a questo avvio di questa commissione, che possa trovare la condivisione di tutte le forze politiche senza escludere nessuno. È una commissione che vuole lavorare nell'interesse generale per un'equità rispetto a quello che si potrà fare nei vari comparti di questo print e non solo, ma del quadrante generale sud di Roma. Ecco. Grazie. Grazie a lei, consigliere Ciancio. Allora, apriamo la discussione. Faccio presente che sono pervenuti 4 emendamenti, di cui 3 sostitutivi e 1 aggiuntivo, mi sembra. Qui stanno facendo fare una fotocopia e poi saranno consegnati e distribuiti ai consiglieri. Allora, apriamo la discussione. Consigliere Tutino, prego. Richiamo al regolamento, Presidente. C'ha la parola, consigliere Tutino. Non è un intervento. Cerco un microfono che funziona, perché il mio non funziona, Presidente. Lo so. Allora, si mette lì? Prego. Allora, richiamo al regolamento per rilevare che l'articolo 43 dello Statuto al comma 3 e 4 non conferisce al Presidente del Consiglio la facoltà di stabilire da solo l'ordine del giorno dei lavori, come invece è accaduto in questo caso per quanto riguarda l'ordine del giorno in questione. Infatti al comma 3b è scritto che definisce la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, d'intesa col Presidente del Consiglio, il calendario e gli orari delle sedute del Consiglio e la programmazione ed organizzazione dei lavori del Consiglio medesimo. In caso non si raggiunga un accordo unanime, il calendario è predisposto dal Presidente. Il calendario e non, c'è una precisa distinzione, e non la programmazione e organizzazione dei lavori, signor Presidente. Poi ai punti C e D sono invece gli unici in cui è scritto al comma 4, qualora nella conferenza non si raggiunga un accordo unanime relativamente ai punti C e D, le decisioni sono assunte dal Presidente, eccetera, con il consenso del Presidente dei gruppi. Quindi chiedo che venga tolto dall'ordine del giorno la discussione in merito alla delibera, che tra l'altro ha un parere che è falsato in un punto e non credo per errore, diciamo,
amministrativo del direttore, nel senso che c'è scritto una falsità, ovvero che in conferenza dei capigruppo la maggioranza dei capigruppo ha dato parere favorevole alla messa all'ordine del giorno. Ciò è falso, quindi chiedo che sia in ogni caso questo corretto immediatamente, e chiamo a testimoniare di ciò anche il Presidente del Consiglio e i Presidenti dei gruppi consigliari che erano presenti in quella sede, laddove il Presidente del Consiglio si è assunto la gravissima responsabilità di creare un precedente estremamente grave, di stabilire l'ordine del giorno da solo su una delibera non pronta, che ha rifiutato di consegnare al consigliere che sta parlando fino alle ore 14 e 30, quando è arrivata invece la delibera attraverso la mail, e quindi non era possibile studiarla, e quindi è arrivato in conferenza di capigruppo un documento che non era quello che andiamo a votare oggi. Ciò si ripete costantemente, quindi chiedo che questo punto venga tolto dall'ordine del giorno e che venga immediatamente ribadita la verità in merito a quanto avvenuto nella conferenza dei capigruppo. Scusi Presidente, mi scusi un attimo, posso avere un attimo la parola? Un attimo, consigliere Bensani. No, le spiego perché io chiederei che il Presidente, cioè il Vicepresidente Tutino, presenti le sue dimissioni, perché se sta nell'ufficio di Presidenza e attacca il Presidente in questo modo del Consiglio, di cui penso sia il tutore di tutto il Consiglio, io o il Presidente Tutino presenta le sue dimissioni irrevocabili, immediate, oppure presenta un atto in cui chiede le sue dimissioni, se no io non ne voglio più sentire, perché non è la prima volta, ma gli interventi del consigliere Tutino in questo senso sono reiterati nel tempo, contro la sua figura e contro quello che è l'iter che noi ogni volta presentiamo per gli atti. Allora, a questo punto chiedo che ci siano sul tavolo o le sue dimissioni o le dimissioni che il consigliere Tutino presenta nei suoi confronti. Chiede per chieda le dimissioni. Non si può più sopportare questa cosa, non si può più sopportare. Allora, Presidente, preciso che ha estremamente ragione, tant'è che in conferenza di capigruppo è a verbale, per favore. Conferenza di capigruppo ha richiesto, consigliere Tutino ci ha fatto il suo intervento, le dimissioni del Presidente. Va bene, mi richiedo ufficialmente le dimissioni. Ma c'è la raccolta di firme, chiedo al di là della raccolta di firme, finito il suo intervento, consigliere Tutino, pregato di lasciare il tavolo. Va bene, torna al suo posto, torni al suo posto, perché l'intervento è finito. Resto nel posto dove c'è, il posto suo è quello. Va bene? Allora sia zitto, ha finito il suo intervento, va bene? Allora, per quanto riguarda l'articolo 43, allora, si parla che in caso non si raggiunga un accordo unanime, il calendario è predisposto dal Presidente del Consiglio. Qualche calendario? Consigliere, dire io quando lei ha parlato non l'ho interrotta. Vabbè, io non l'ho interrotta, d'accordo? Quindi è pregato di non interrompere, altrimenti la spero dall'aula. D'accordo? Ha avuto il suo intervento, quanto ti chiede la parola, durante la discussione potrà intervenire. Per adesso, per favore, stia calmo. Allora. In merito alle falsità scritte? Consiglio di no, adesso la espello dall'aula. Vabbè, io non dico falsità. Allora, per quanto riguarda l'articolo 43, si dice, definisce d'intesa col Presidente del Consiglio il calendario e gli orari delle sedute del Consiglio e la programmazione e organizzazione dei lavori. In caso non si raggiunga un accordo unanime, il calendario è predisposto dal Presidente. Mi sembra da palissiano che il termine calendario contenga, come è sempre successo da quando le faccio il consigliere e da quanto anche altri prima di me facevano i consiglieri, applicando questo regolamento, che si riferisce a tutto, quindi orari, programmazioni e ordine del giorno. Questa è la risposta mia, se lei non è contenta faccio il ricorso. Allora, Presidente, lei non le do la parola. Che la maggioranza non le do la parola. Conferenza di capigruppo, la maggioranza non le do la parola. Consigliere Tutino, per favore. Lei sta sostenendo. Consigliere Tutino, lo spello dall'aula. Sta sostenendo il falso. Presidente, sta sostenendo il falso. C'è un verbale. Lo chieda. Si può, per mozione si può iniziare la discussione, per favore. Allora, torniamo un attimo al discorso.
sugli ambiti di regolamento? Sempre su questo argomento. Come chiama il consigliere Tredicini, prego? Allora, io non per difendere il presidente Villa, Tutino, ma io ti ricordo che lui ci ha chiesto diverse volte di incontrarci prima dei consigli per parlare proprio della calendarizzazione e tu non ti sei quasi mai presentato. È falso, non c'è nessuna convocazione, è no, falso, no, non ci sono convocazioni, è falso. Poi mi sembra è che falso. Il presidente questo si, si chiamano solo larghe intese, si chiamano larghe intese, Forza Italia e PD si chiamano larghe intese, larghe intese. Si chiamano finito? Larghe intese. Non abbiamo larghe intese col Partito Radicale. Allora, prego consigliere, ha finito? No, non ho finito. Prego. Se ci riesco con Davide che. E poi se scusi, si può rimettere al suo posto il consigliere Tutino perché non mi sembra che. Il posto non è mai stato stabilito sì, dall'inizio della consigliatura. Non esiste nessun altro. Allora, mi assegni un posto funzionante. Allora, sospendiamo finché non arrivano i vigili, per favore, perché non è possibile questa situazione. Sospendiamo finché non arrivano i vigili, io questo chiedo. Grazie. Allora, invito il consigliere a riprendere posto, che riapriamo il consiglio. Allora, riprendiamo la discussione generale. È intervenuto il consigliere Ciancio che ha presentato la proposta e quindi apriamo la discussione. Ricordo ancora che sono stati presentati 4 emendamenti, credo che siano stati distribuiti. Dopo la discussione generale affronteremo gli emendamenti. Allora, chi vuole intervenire? Consigliere Tutino, prego. Grazie Presidente, ho trovato un microfono che funziona. Allora, cominciamo col dire che la commissione proposta nasce evidentemente da una faida interna al partito di maggioranza relativa. Questa faida interna di accoltellatori reciproci in cui si vuole costringere attraverso il ricatto una commissione a non funzionare deriva da un lavoro ben preciso della commissione. In queste settimane la commissione lavori pubblici ha tentato ripetutamente di lavorare per portare a termine un atto di consiglio sul print XA2 di Ciampino e ciò è stato impedito letteralmente dal Partito Democratico che ha imposto la sospensione di questi lavori e di toglierli dall'ordine del giorno perché dovevano essere rimandati a dopo un incontro privato del partitone stesso con l'assessore Caudo. Questa imposizione che ha danneggiato l'intero Consiglio perché ha impedito per settimane di continuare il dibattito su questo e oggi stesso c'è stata una commissione straordinaria in cui vigliaccamente si sono portate delle argomentazioni da parte del Partito Democratico e poi non si è stati ad ascoltare le risposte perché si è usciti, perché non si vuole il confronto su questo, perché non arrivando come si vuole ad un atto di consiglio resteranno in tasca a chi ha commesso 60.000 metri quadri di abusi, resteranno in tasca alcune decine di milioni di euro che invece non saranno adoperati per opere pubbliche. Allora, siccome mi è stato insegnato da colleghi molto, molto più esperti di me che a pensar male spesso ci si azzecca, allora non posso non pensare
che il sabotaggio della commissione lavori pubblici presieduta dal consigliere Poli, che ha tentato in ogni modo di portare in consiglio un atto che portasse le opere pubbliche sul territorio, questo sabotaggio sia stato dovuto, non posso non pensarlo, ad una forma di accettazione del print così com'era, che comporta per l'appunto che decine di milioni di euro di chi ha commesso 60.000 metri quadri di abusi, oltre 60.000 metri quadri di abusi, restino in tasca decine di milioni di euro a chi ha fatto ciò. Allora, fingendo di opporsi al cemento, si va incontro, anche attraverso queste convocazioni illegittime, e qui devo chiedere al direttore se è stato procurato il verbale della capigruppo, in cui si riscontra che non è affatto vero che la capigruppo ha a maggioranza avallato la messa all'ordine del giorno di questa discussione. È stato prodotto questo documento? Io credo che facciamo domanda e risposta qui, così. Faccio il suo intervento, poi vediamo. Presidente, non è un gioco a quiz, eh? Presidente, credo che se noi andiamo a votare un documento in cui c'è scritto un dato falso. Ma esiste questo verbale? Quando sarà pronto esisterà. Quindi è stato fatto. Ma tu dire, non sono tenuto a fare domanda e risposta, faccio il suo intervento. Io sto parlando all'assemblea, quindi è stato fatto un parere su un verbale che non esiste ancora, giusto? Questo verbale non esiste ancora, mi state dicendo. Quindi noi andiamo a votare un provvedimento su cui è stato fatto un parere basato su un verbale che non esiste ancora, giusto? Presidente, ci sta portando a questo voto? Perché se ci sta portando a questo verbale, voto, è lo straccio di verbale, sono due cose diverse. Lo straccio di verbale non è un verbale, presidente. Allora esiste, se esiste produciamolo, così si può riscontrare se qualcuno sta dicendo il falso. Allora, si può sospendere il consiglio per... Non sospendere il consiglio, perché il verbale deve essere approvato. Quindi vado avanti. Ah, quindi il verbale deve essere approvato, quindi non esiste. Quindi è basato su un non verbale, un parere del direttore. Allora, acquisito ciò, capiamo come è andato l'iter molto frettoloso, e di fretta sappiamo che cosa si fa. Di fretta si fanno o i pasticci o i colpetti di Stato, no? E siccome si sta lavorando, non vorrei dire a un pasticcio, non vorrei dire a un colpo di Stato, ma sicuramente a un accoltellamento a cui non mi sento di prestarmi in una faida interna al Partito Democratico, che in larga maggioranza vuole punire un suo consigliere che ha tentato di riportare sul territorio le decine di milioni di euro che altrimenti resteranno nelle tasche di chi ha commesso 60.000 metri quadri di abusi, e oltretutto lavorando su una commissione che è un doppione illegittimo di una commissione già esistente. Presidente, accettando molto volentieri la provocazione o l'evocazione del collega Belisario, io credo che dignità vorrebbe le sue dimissioni. Questo non vuol dire che riuscirò a ottenerle dai numeri del Consiglio, ma dignità vorrebbe questo, perché essere compagni, Presidente, e lo dico, essere compagni spesso significa dire che stai sbagliando. Compagno vero è chi ti dice stai sbagliando. Allora, Presidente, torni alla sua storia, torni a ciò da cui viene, scenda da quello scranno. Sì, devo dire, rispalmaci queste Filippi che non hanno ragione d'essere. Non hanno ragione d'essere. Chiedo dire, lei passa dall'esaltazione critica della sala decoratizzata alla denigrazione. Cerchi di trovare una via di mezzo. Presidente, sta intervenendo per fatto personale lei, perché io vorrei finire l'intervento. Fatto personale a fine discussione. Allora,
poiché ho sempre creduto nel rispetto per questa istituzione e nel rispetto delle persone che ho intorno, alla stessa maniera in cui quando si votava il Presidente del Consiglio mi è stato chiesto da membri del partitone, mi è stato chiesto di non votare lei, come si era invece deciso in maggioranza, ma di votare qualcun altro, ho detto no, perché io ho dato in gruppo davanti a tutti la mia parola. E siccome io non accoltello, Presidente, a differenza di quello che state facendo nel vostro partito, questo lo ribadisco. Lei sta... dire queste insulti verso il Partito Democratico se li risparmi, Presidente. Perché non siamo abituati a queste cose, va bene? Per favore, io credo che tutti i consiglieri del Partito Democratico si dovrebbero ribellare a queste insulte e insinuazioni di Jacques della Menta. Presidente, vorrei finire l'intervento. Intervento nel merito della questione, non insultando il Partito Democratico. Presidente, io sto riferendo dei fatti, siccome mi viene chiesto di accoltellare le spalle e non lo faccio, e questo non l'ho fatto nei suoi confronti, allo stesso modo vorrei invitarvi a non accoltellare un vostro consigliere che ha avuto per settimane e per mesi la forza di portare avanti un tentativo contro tutti voi di riportare ai cittadini decine di milioni di euro. Altri interventi? Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi? Passiamo sì, sì. Avevo spinto, ma... Consigliere Belisario, prego. No, io intervengo purtroppo in questo dibattito che ha preso una piega che noi non ci aspettavamo, anche perché il Partito Democratico è stato insultato dall'inizio alla fine dal consigliere Tutino, insinuando dei fatti che hanno dei risvolti secondo me anche di livello penale, nel senso che praticamente ci accusa che noi stiamo favorendo il signor Cavicchi, che penso che nessuno di noi abbia questa intenzione né conosce personalmente il signor Cavicchi, quindi non capisco perché debba... Ma io non ho fatto nomi! Non capisco perché il consigliere Tutino debba imputare delle falsità al gruppo del PD, che invece sta cercando di portare avanti una battaglia per la comunità, non contro qualcuno, assolutamente né contro un collega come il Presidente della Commissione Marco Poli, quindi sono insinuazioni gratuite che servono solamente a destabilizzare qualcuno del Consiglio per evitare che una Commissione che è lecita, legittima, anzi io ringrazio qui il Direttore per la sua nota esplicativa che dà la legittimità del leader, quindi ringraziamo sempre il direttore per il suo lavoro come penso che ci sia tranquillamente agli atti della presidenza del Consiglio Municipale anche altre richieste di altre commissioni speciali che noi valuteremo anche con esito positivo con una discussione interna del gruppo quello che succederà nelle prossime settimane, perché non ci possono essere commissioni speciali buone e commissioni speciali cattive e anche assassine nei confronti di non so quali persone. Ci sono commissioni speciali che chiedono di avere un indirizzo diverso, ma tutto qua, anche perché, come ha spiegato bene il consigliere Ciancio, sono solo per dare un maggior apporto e supporto al territorio, alla politica, e il PD ha 11 persone e 3 assessori che, vorrei ricordare, danno la possibilità a questo municipio di essere in piedi. Perché se qualcuno si dimentica che questo municipio è in piedi è perché ci sono 11 consiglieri del PD e 3 assessori, non per altri motivi. Grazie. Consigliere Lattaca, prego. Grazie Presidente. Io purtroppo sono uscito un attimo, quindi non ho ascoltato tutti gli interventi che mi hanno preceduto, mi scuso se ribadirò alcune cose. Onestamente ho un po' di perplessità su questa proposta, perplessità che sono insomma, di merito, tecniche. Intanto
Mi dispiace collega Belisario, ma non ho ben capito il riferimento al parere del direttore, cioè o non ho capito il parere dato dal direttore o non ho capito il tuo intervento, e lo dico con tutto il rispetto, però il parere che ho ricevuto io del direttore era un parere non favorevole per alcune questioni di sovrapposizione, oltre a quel fatto della capigruppo, che vabbè, ora non è in questo momento una questione sul merito. Mi è sembrato che il parere fosse non favorevole perché c'è un'evidente sovrapposizione di competenze con un'altra commissione permanente di questo municipio, e quindi finché non si chiarisce quali competenze va a togliere eventualmente ad un'altra commissione che già esiste o come si va ad integrare, mi sembra che ci sia un evidente raddoppiamento di funzioni, per cui forse si può anche un domani ravvisare un danno erariale, perché ci sono dei costi per il funzionamento delle commissioni che sarebbero in questo senso doppi. Quindi onestamente non ho compreso il motivo di tanta fretta su questa questione, che come diciamo tutti è una questione molto importante, che con la commissione permanente, la prima commissione permanente, stiamo cercando di affrontare da mesi, grazie anche al lavoro del Presidente, che insomma a detta di tutti in passato più volte è stato, come dire, gli è stato riconosciuto il lavoro e il tentativo di rispettare tutte le forze politiche che fanno parte della Commissione e del Consiglio, e non vedo in che modo una Commissione speciale potrebbe risolvere alcuni problemi che sono emersi nell'iter dei lavori. Questo onestamente non lo capisco, perché non mi sembra che c'è stato un problema nel merito di conduzione dei lavori in Commissione. Tutta questa fretta, questo me lo consentirete nel pieno rispetto di tutti e senza offendere nessuno, tutta questa fretta che c'è per il Printe di Ciampino lo sappiamo, ma forse stamattina, visto che eravamo convocati per lavorare insieme ad un documento che è ancora tutto da fare, forse era meglio farlo in quella commissione che in questo momento ha le deleghe a farlo, invece di assentarsi per una buona parte dei membri della Commissione e quindi di fatto provocando un altro blocco dei lavori. Io alcune cose le ho dette stamattina in Commissione, quindi non le ribadirò qui, ma mi sembra che siamo ancora nelle possibilità, e soprattutto per il futuro, di lavorare sui print e sugli altri argomenti insieme. Mi piacerebbe che riuscissimo a farlo nella Commissione deputata che, ripeto, già esiste. Quindi non posso che essere sfavorevole, così come è stata presentata nei tempi, nei modi e nel merito di questa proposta, se pensiamo che sia necessaria una commissione straordinaria su alcune competenze che vogliamo estrapolare da altre commissioni, facciamolo con un iter normale, parliamone in quelle commissioni, facciamolo con i tempi giusti per fare in modo, come diceva il collega Ciancio, sono d'accordo che ci sia una condivisione più ampia possibile, però la condivisione ci deve essere anche mentre gli atti si preparano, insomma, cioè cerchiamo di prepararli insieme e di non arrivare in capigruppo o in consiglio vedendo gli atti per la prima volta. Quindi io sono d'accordo che i print sono un argomento importantissimo, se pensiamo che siano degni di una commissione speciale apposita, prima direi che dobbiamo sistemare problemi di sovrapposizione e di competenze che già sono occupate da altre commissioni permanenti che, ripeto, in questi mesi hanno lavorato, ci sono stati molte sedute sul print di Ciampino, c'è stato un percorso che è stato fatto, poteva essere fatto meglio, non lo so, poteva durare di più, non lo so, ma certo che quando alcuni percorsi si sono interrotti non credo che sia stata colpa del Presidente, o forse le colpe sono state del Presidente della Commissione, o forse le colpe sono state di più di una persona, ma insomma siamo ancora in tempo, lavoriamo a quest'atto per il Printe di Ciampino insieme, perché sarebbe veramente una sconfitta per il nostro Consiglio non arrivare con un atto sul Printe di Ciampino, però non credo che in questo momento sia opportuno istituire una commissione speciale sui print per quanto ho detto. Grazie. Grazie a lei, consigliere Laddaca. Ci sono altri interventi? Consigliere Cofano, prego. Grazie Presidente. Esprimo anch'io il mio intervento, insomma,
gli interrogativi, i dubbi rispetto a questo punto all'ordine del giorno, sia per come è stato posto oggettivamente oggi a margine di una capogruppo in cui è emerso chiaramente un parere non a maggioranza su questo tema, e oltretutto su due livelli possiamo fare due ragionamenti, che è il primo a livello amministrativo, il parere che ci ha fornito anche il direttore Voce, per come l'ho reputato io, l'ho ritenuto un parere che comunque contestasse il merito di questa istituzione della commissione speciale. Lo contesta perché oggettivamente vi è una sovrapposizione di competenze. Vi è una sovrapposizione di competenze che sono già attribuite ad una commissione ordinaria, una commissione che ha iniziato la discussione del print già da diverse settimane, una commissione che ha portato, grazie all'egregio lavoro del Presidente Poli, all'attenzione tutti gli elementi indispensabili e fondamentali per svolgere un lavoro in commissione, per poter riuscire come commissione, quindi come organo istituzionale, a dare un parere, a dare un indirizzo, a dare il proprio pensiero e la progettualità rispetto a quello che potesse essere il programma preliminare del print in scadenza il 24 luglio. Questa commissione ha avuto tutte le possibilità di farlo, se non che i lavori sono stati blindati, sono stati disertati spesso, sono stati disertati e volti all'accusa nei confronti del Presidente Poli da parte di chi oggi oggettivamente sente la necessità di istituire questa commissione. Io penso che non dobbiamo nasconderci dietro a un dito, è un dato oggettivo, non me ne vogliano i consiglieri, ma il Partito Democratico su questo tema, sul tema dei print, sul tema del print ciampino, ha dei problemi e sono emersi nei lavori di queste settimane all'interno della commissione urbanistica. Se la risoluzione di questo problema è quella di fatto di sfiduciare un presidente della commissione, togliendogli la delega attribuita al delega di commissione, crearne una nuova e gestire poi un lavoro, che lavoro dovrebbe fare quando noi il 24 luglio dovremmo comunque aver già elaborato un atto di consiglio su cui ci saremmo già dovuti esprimere? Forse la commissione speciale sul print pensa di andare a sostituirsi anche agli uffici tecnici, pensa di poter partecipare all'interno del tavolo tecnico sostituendosi anche alla... Consigliere Cofano, scusi un attimo, per favore, sì. Un attimo di... Grazie Presidente. Prego, scusate. Per cui la reputo oggettivamente una commissione che non ha l'obiettivo volto a lavorare sul print, ma la reputo oggettivamente una sfiducia nei confronti di un presidente e un tentare di gestire un processo per poter dire di averlo gestito, quando ormai di fatto il municipio si era già espresso. Non voglio entrare nel merito, ma di fatto a margine del mancato lavoro della commissione dovuto agli elementi che ho fornito prima, in merito all'espressione di un parere sul programma preliminare, l'unico atto che questo municipio aveva elaborato era la memoria di giunta, che si è reputata di dover bocciare all'interno di questa commissione. Pertanto rimaniamo a mani vuote, rimaniamo senza atti e il 24 luglio è alle porte. Per cui io invito tutti i consiglieri ad un atteggiamento responsabile su tutti i livelli, visto che cerchiamo di essere la parte politica, negli ultimi anni ha abusato anche spesso della parola responsabilità. Beh, questo forse è uno di quei momenti dove non sarebbe abusata. Cerchiamo di lavorare unitariamente, come è stato ho già detto stamattina in commissione, anche il consigliere Laddaga lo aveva manifestato nel suo intervento. Dobbiamo lavorare ad un atto di consiglio unitario che possa risolvere e possa dare la posizione di questo consiglio sul programma preliminare del print X2 di Ciampino. Detto ciò, per quanto riguarda
Per quanto mi riguarda, la commissione urbanistica è la commissione deputata a svolgere il ruolo di indirizzo e controllo sul tema del print, per cui ritengo assolutamente che non sia da dover istituire nessuna commissione speciale sul tema. Grazie. Grazie a lei, consigliere Cofano. Altri interventi? Non ci sono altri? Consigliere Matrona, la prego. Così, ma non è solo per puntualizzare, perché ho visto che questo consiglio è molto animato, ma non riesco più a capire qual è l'opposizione, se l'opposizione sta di qua o sta di là, non lo so, comincio ad avere dei dubbi molto, si parla di danno erariale, qual è il danno erariale per la costituzione di una commissione speciale? Noi più di 15 commissioni, dopo la 16ª non veniamo più retribuiti e non prendiamo più il gettone, non usiamo strumenti informatici, quindi non vedo qual è l'uso di due segretari, ma i due segretari invece di essere al secondo piano vengono al quarto piano, quindi qual è il problema, qual è questo danno erariale, quando abbiamo veramente dei danni erariali, e voi sapete pure, non voglio dire a chi mi riferisco, ma abbiamo anche i passi carabili che sono danni erariali, che abbiamo centinaia e centinaia di passi carabili fermi che non pagano perché non abbiamo gli strumenti, non abbiamo per fare pagare la relativa tassa, abbiamo dei negozi che stanno aprendo senza passo carabile, non pagano la tassa del passo carabile, però fanno il servizio, lavano le macchine, salendo sul marciapiede, e noi stiamo zitti e buoni, quindi questo è il danno erariale. Un altro danno erariale, poi si parla di litigate, di veramente io venerdì sono rimasto qui tranquillamente in commissione, ma non sono stato informato che la commissione non si riuniva perché mancava un presidente. Quindi andiamo oltre. La commissione prima è costituita da sviluppo locale, turismo, sport, impresa sociale, urbanistica, AMA, ambiente e sistema parchi. Allora io voglio dire, no? E poi ci mettiamo all'interno di quest'anima, ci mettiamo anche un print, 2, 3, 4 print. Ma questa è la supercommissione. Io mi ricordo che ai tempi è stata smezzata, se non erro, è stata dimezzata, un po' alleggerita l'urbanistica quando c'era l'altro presidente De Panfilis, credo, lui era Lauri Pubblici, e fu creata questa urbanistica e fu dimezzata per darla a Matturro, proprio per alleggerirla, perché gli Lauri Pubblici erano grandi e quindi... Era Lavori Pubblici, grande, è stata alleggerita, è stata fatta l'urbanistica e si è preso qualche cosa. Esatto, vabbè, facciamo come che pensala come ti pare. E quindi qual è il problema adesso? Noi parliamo qui, come dice il direttore, io vedo che lo sport si muove qualche assessore a 360 gradi nei circoli facendo sport, perché bisogna camminare per fare lo sport, e si muove molto bene, addirittura si occupa anche di occupazione di OSP, di manifestazioni, abbiamo i parchi signori miei sono diventati quasi impraticabili, ce n'è una a Piscine d'Ore Spaccata dove c'è l'herba alta 1,5 metri, non si può entrare, a San Policarpo stessa cosa, e all'AMA? Vogliamo parlare di AMA? Fa parte di questa commissione l'AMA? No, perché io non riesco più a capire se l'AMA è una competenza di questa commissione, ma la competenza l'ha la Presidente, oppure la competenza ce l'ha il Presidente Poli, perché qui bisogna mettere un po' a fuoco la situazione. Nessuno dei due ce l'ha. No, quindi stiamo bene, allora... Il servizio ancora non ce l'ha. Oh, quindi non ce l'avete, e allora perché ce l'abbiamo? Perché mettiamo AMA? Perché ci riuniamo e parliamo di raccolta differenziata? È AMA. Avete fatto una battaglia sulla raccolta differenziata, dove io mi sono opposto. Io mi sono opposto perché voi scriveste in quella delibera, che io penso che se la riportano oggi, credo che qualcosa cambi. Raccolta differenziata, maggiore pulizia dei cigli stradali, me lo ricordo sempre. Ma
ma che è raccolta differenziata? Svuotamento dei cassoni, e che è raccolta differenziata? Eppure voi l'avete inserito in una delibera, che adesso questa delibera viene contestata perché ci sono dei problemi, dei percorsi sbagliati. E quella sull'AMA, sulla raccolta differenziata, era tutta sbagliata, dall'A alla Z, eppure l'avete passata. Pertanto, concludo perché non voglio rubare altro tempo, vedere gente dello stesso partito, oddio, dello stesso partito, non è dello stesso partito, che attacca una forza maggioritaria, che è il PD, in queste situazioni, io mi ci butto dentro a capofitto, cioè come Forza Italia, quando vediamo queste situazioni, è normale che ti viene spontaneo a dire, ma che vogliamo fare? Creiamo ancora di più il casino che si sta creando, perché signori miei, qua c'è qualcosa che non va, cioè qui si sono create tre forze politiche grandi, il centrodestra, una parte del PD all'interno della maggioranza e un PD, quindi ci sono un'opposizione che lavora in una certa maniera, una maggioranza che fa delle forzature, giustamente, perché giustamente se è maggioranza deve fare forzature, ci abbiamo un centrodestra che anche il nostro centrodestra non è che vive bene, che vive d'amore e d'accordo, perché anche noi abbiamo le nostre divergenze, però è importante che le forze politiche rappresentate nell'opposizione rimangono unite, le varie forze politiche. Poi c'è qualcuno che potrebbe anche dissociarsi, potrebbe dire io mi dissocio, non sono d'accordo, però ritornando e concludo, creare, dopo quello che ho sentito, creare questa commissione credo che sia molto importante, ma molto importante perché non c'è danno erariale, è una commissione che può lavora nell'ambito degli uffici, nell'orario lavorativo degli uffici, pertanto il danno erariale non so come esce fuori, ma potrebbe lavorare con serenità perché io ho letto le competenze di questi, mi sembra una super commissione, se noi ogni giorno ci dobbiamo riunire per lo sviluppo locale, una volta per il turismo, una volta per lo sport, una volta per l'impresa sociale, una volta all'urbanistica, una volta all'AMA, una volta all'ambiente, una volta ai sistemi parchi, oh, e quando si riuniscono i print sono finiti, cioè quando noi finiamo, discutiamo su tutta questa roba, arriviamo alla fine consigliatura che il print è finito, sistemato, i 21 milioni o i 37 milioni di euro sono spariti perché non riusciamo più a controllarli, allora è bene che mettiamo a fuoco questa situazione. Io non faccio parte della commissione urbanistica che tratta i print, anche se non sono scritti qua, però li tratta, però voglio capirci un po' meglio, e qual è la commissione che può trattare soltanto quel problema? È una commissione speciale, la stessa commissione speciale che abbiamo istituito per il regolamento, che sta lavorando molto bene, si riunisce, lavora, 10 articoli al giorno, ci stiamo mettendo un mese di più, due mesi di più, però lavora e puntualizziamo punto per punto tutti quanti i punti del regolamento. Abbiamo la trasparenza, non è speciale, è stata istituita, però anche la trasparenza lavora bene, come ha lavorato bene questa mattina, anche se io mi sono dovuto assentare, così ve frego, così dite tu esci dalla commissione, no, mi sono assentati per problemi di salute, perché mi era venuto il mal di cuore con voi, e allora ho preferito andare a fare un ecocardiogramma, e ho preferito perché ho detto oggi c'ho consiglio, fammela controllare come sta sto cuore che sta soffrendo abbastanza con questi. Pertanto cercate un accordo tra di voi, perché adesso andare al voto, secondo me passa, però può darsi pure che qualcuno se stranisce non alza la mano, può succedere, però cerchiamo di trovare una quadra, ci sono 4 emendamenti, cerchiamo di ragionare sui 4 emendamenti. È il mio, sì. Ah, vedi, faccio parte della maggioranza, scusate, la parte giusta, è un emendamento molto, ho richiamato soltanto, non lo dico, lo dico dopo. Parliamo dopo, evidentemente. Dopo. Prego. Okay. Grazie, consigliere Latona. Altri interventi? Consigliere Rozzi, prego. Diciamo che è alquanto imbarazzante la discussione di oggi.
non per il merito, perché una commissione, insomma, su un print, io in teoria, se proprio volevamo dirla tutta, magari a inizio consigliatura, visto che si sapeva che la commissione era abbastanza pesante, potevamo prevedere una commissione a parte sull'urbanistica, perché poi che facciamo? Arriva la centralità romanina che non è print, e quindi che facciamo? La trattiamo, apriamo un'altra commissione speciale. Però detto questo, la cosa imbarazzante è che da qualche mese, diciamo da subito dopo l'estate scorsa, questa divisione, spaccatura netta all'interno delle forze di maggioranza, in particolare del PD, ha immobilizzato di fatto il lavoro di questo Consiglio. E il problema di creare o non creare altre commissioni non è che risolve questo immobilismo. Noi possiamo creare qualsiasi commissione che ci fa piacere, che dà spazio agli argomenti, ma se poi gli argomenti non vengono trattati come dovrebbero essere trattati nelle commissioni, cioè portando gli atti, confrontandoci anche a toni forti, ma poi pervenendo ad qualcosa di concreto, noi possiamo creare tutte le commissioni che vogliamo, ma i print andranno avanti come decide il comune e tutto il resto andrà avanti sempre come decidono gli altri. Quindi probabilmente, adesso non entrerò nel merito della commissione urbanistica, anche perché del print, perché ancora non ho ben capito da chi in teoria dovrebbe essere composta, perché qua parla di capigruppo, poi rappresentanza, quindi ci sono dei punti che ancora non ho ben chiari. Il problema fondamentale è che bisogna decidere se vogliamo lavorare o meno. I problemi dei gruppi e dei partiti vanno risolti privatamente tra gruppi e partiti. Nelle commissioni si affrontano i problemi e nessuna commissione speciale in più o in meno ci garantisce che vengano affrontati come dovrebbero. Siamo già in ritardo sul print di Ciampino, c'è il print di Morena che è in attesa e che ci ritroveremo a rincorrere, come abbiamo fatto con quello del print di Ciampino, perché l'immobilismo che viviamo da un anno a questa parte ci fa rincorrere i problemi invece che anticiparli, e noi che siamo sul territorio dovremmo essere premonitori, quindi dovremmo capire prima quali sono le cose a cui andiamo incontro e trovarci già pronti. Anzi, dico di più, le forze che governano questo municipio oggi avrebbero dovuto sapere prima di entrare quali erano i problemi e avere già le risposte pronte da portare sul tavolo. Invece, guarda caso, sono quasi sempre le forze di opposizione che presentano le proposte. Cominciamo a lavorare seriamente, mettetevi d'accordo, ricostituite il gruppo di maggioranza, noi torniamo a fare l'opposizione e forse qualche cosa si riesce a fare. Grazie consigliere Rozzi. Non ci sono altri interventi, ha chiesto di intervenire la presidente Fantino, prego. Grazie presidente, consiglieri. Allora, io effettivamente ritengo che sia sì un po' imbarazzante la discussione che oggi sta interessando il nostro Consiglio, lo è soprattutto perché in platea sono presenti i cittadini che probabilmente non sempre hanno tutti gli elementi in mano per riuscire a capire di che cosa si sta discutendo, e penso pure che diciamo, perlomeno nel titolo, il tema di cui si sta discutendo è uno degli strumenti del piano regolatore molto importanti che cadono o ricadono sui municipi, sia in termini diciamo, edificazioni, sia in termini di risorse. Ora, lo dico perché se uno non riparte dall'origine delle questioni poi si perde e finisce per non sapere più di che cosa si sta parlando. Allora, l'origine è il piano regolatore che Roma ha approvato nell'ultima consigliatura Veltroni dopo anni e anni che non aveva un piano regolatore che potesse far fronte e ricondurre, diciamo così, una città costruita nell'ottica del pianificar facendo, che ha prodotto situazioni come spesso tutti noi anche in questo Consiglio ricordiamo, quartieri abbandonati, quartieri nell'extragra, quartieri senza servizi, quartieri senza strade, quartieri senza mezzi, diciamo così, di infrastruttura. Allora, io credo che quando noi municipi rivendichiamo giustamente maggiori poteri e maggiore capacità decisionale, lo facciamo nell'ottica di ritenere
perché abbiamo un mandato che ci danno i cittadini, che però, non avendo questi poteri, ci impedisce di assolverlo nella sua pienezza. Allora, io credo che questo esercizio che oggi facciamo, quando affrontiamo e discutiamo su come procedere nel processo partecipativo e poi anche decisionale sul print, in questo caso di Ciampino, ma anche sugli altri print che ci interessano, dovrebbe non perdere mai di vista qual è la questione. Allora, io credo che al di là di una commissione speciale, se ne possono fare, non se ne possono fare, bisogna capire quali sono gli strumenti che oggi abbiamo in mano e che cosa abbiamo fatto con questi strumenti. Allora, uno di questi strumenti è la commissione urbanistica vigente, che ha la competenza per ora dei print. Questa commissione ha lavorato promuovendo e facendo poi approvare in consiglio una risoluzione a novembre che in qualche modo metteva in ordine tutto il pregresso della passata consigliatura che interessava in particolare il print di Ciampino e parallelamente richiedeva e dava mandato a me Presidente e alla Giunta di verificare la legittimità del print approvato dalla Giunta Alemanno nella passata consigliatura. Dopodiché chiedeva giustamente che venisse garantito l'interesse pubblico, perché un print ha come obiettivo fondamentale quello di armonizzare nell'interesse pubblico quella che è anche la disponibilità e l'interesse privato. Per quello è un programma integrato ed integra l'interesse privato nell'ottica di una finalità principe dell'interesse pubblico. Allora, io credo che oggi noi ci troviamo a discutere quando il Dipartimento del Comune di Roma, preposto alla gestione dei programmi integrati, ha già pubblicato l'avviso della partecipazione, che vedrà un'assemblea il giorno 15 e un'altra assemblea il giorno 24. Allora, io nelle varie intese, nel percorso, nel tavolo che è stato istituito con il Dipartimento e l'assessore Caudo, e che ringrazio pubblicamente il nostro ufficio UOT e il direttore Silvestri, si è lavorato a sfoltire e a chiarire intanto ciò che è di pertinenza, di competenza e di diritto del privato nella presentazione del programma integrato e tutto ciò che dipende da cosa l'amministrazione pubblica vuole fare e quello che è l'interesse pubblico, in questo caso ciò che sviluppa quel print in termini di risorse per opere pubbliche di interesse di quadrante. Allora, questo è il lavoro che si è fatto, condividendolo chiaramente con la Commissione Urbanistica, ci sono state due riunioni, ci sono state assemblee di quadrante e si è fondamentalmente portato avanti il mandato dato attraverso la risoluzione votata a novembre. Oggi in Commissione avremmo dovuto procedere, benché la memoria che io ho presentato alla Commissione è stata bocciata, memoria che semplicemente dava atto del percorso fatto e del mandato datomi durante dalla risoluzione precedente, ma comunque questa memoria aveva l'allegato che è il verbale del lavoro svolto fra il Dipartimento Urbanistica e la UOT di questo municipio. E da questo si sarebbe dovuto procedere come commissione con l'atto che avrebbe potuto integrare la commissione stessa e proporlo all'attenzione del Consiglio, per poi mettere tutti quei paletti o viceversa modificare la memoria stessa e procedere prima del 14 con una proposta da sottoporre agli stessi cittadini, comitati e associazioni che parteciperanno a questa assemblea. Allora, io ripeto
ripeto, penso che al di là di quante commissioni speciali si vogliano fare, e considerando che c'è già una commissione urbanistica che ha lavorato, e ciò che preme, penso, ai nostri cittadini, infatti la comunità territoriale, fortunatamente non avendo questo tipo di problemi che abbiamo noi, ha proceduto a lavorare e ha già presentato le proprie osservazioni al Dipartimento. Allora, io credo che dovremo imparare, probabilmente noi tutti, dai nostri cittadini, perché quando si vuole lavorare la strada la si trova. Allora, con commissione speciale, senza commissione speciale, non ha importanza. Ciò che preoccupa è che si sta arrivando a questa scadenza senza essere stati in grado di produrre una proposta di questo nostro municipio, che è l'unico motivo per il quale l'assessore Caudo ha accettato di fermare la prima volta che è stato pubblicato l'avviso che dava inizio alla pubblicazione e ai 90 giorni, l'hanno bloccato proprio su richiesta mia, per poter dare al municipio la possibilità di intervenire attraverso un atto proprio che andava poi ad integrare la proposta di programma integrato, allora, di programma preliminare. Io credo che sia questo la questione centrale. Poi ritengo che lo strumento, perché è uno strumento, la commissione speciale è uno strumento che probabilmente permette di guardare con maggiore attenzione un argomento piuttosto che un altro, ma io credo che la commissione urbanistica che già esiste, la commissione garanzia, che è una commissione che già esiste, e nel caso ritenga che ci siano delle procedure o diciamo degli atti impugnabili, può farlo o comunque può chiederne l'approfondimento. Credo che invece quello che non c'è è la chiarezza che il tempo passa e che questa volta noi non possiamo giustificare, come è successo nella passata consigliatura, dove, ripeto, si potevano fare anche degli atti di consiglio ma non sono stati fatti, e nella passata consigliatura purtroppo il municipio è stato tenuto fuori. Allora, questo atto, che al momento è stato approvato dalla giunta capitolina di Alemanno, credo che oggi l'opportunità di essere protagonisti come municipio non dobbiamo farcela sfuggire. Poi, se si vogliono fare più commissioni speciali, se si vuole dar senso alla commissione urbanistica, che ha lavorato molto bene fino ad oggi, sta nelle scelte del municipio, del nostro consiglio. Io ritengo che dovremo tornare alla discussione del print, dovremo tornare a quelli che sono gli strumenti di cui possiamo far uso, e dovremo tornare soprattutto al mandato che i cittadini ci hanno dato e di cui non ci dobbiamo certo scordare. Grazie. Grazie Presidente. Allora, passiamo adesso alla dichiarazione di voto. Consigliere Giulia, io avevo detto prima se c'erano ancora interventi, nessuno. Ho detto l'ultimo intervento la Presidente Fantino. Prego. No, grazie Presidente. No, non avevo intenzione, ha visto che la Presidente ha toccato un tasto come diciamo importante, e quindi mi sembra giusto precisare alcune cose. Perché? Perché io ho pure oggi in commissione, dove è stata presente la Presidente, abbiamo avuto comunque un confronto molto importante, perché quello che preoccupa, secondo me, quello che, di cui si deve preoccupare il territorio, lo ridico fino all'esasperazione, non voglio discutere del procedimento, non voglio discutere di quello che appunto si è fatto fino ad oggi, la commissione, non commissione, della disquisizione degli argomenti trattati, come, quando e perché. Io faccio l'opposizione e quindi mi rendo conto di quello che dobbiamo mettere in evidenza, ma non di alcune dinamiche interne. Come si dice, tra moglie e marito non mettere mai il dito. Però di quello che di cui ci dobbiamo preoccupare tutto il Consiglio, quindi tutti i colleghi consiglieri, io oggi questo l'ho fatto mettere a verbale, e far capire che in questo procedimento c'è un passaggio che non è molto chiaro. Il passaggio che non è molto chiaro dipende da quello che diciamo è stato fatto in precedenza, quindi tutto vero,
che nella scorsa consigliatura in questo municipio non c'è stata una chiarezza di comportamenti da parte di un componente della giunta o da parte della giunta che ha visto o non ha visto, non voglio entrare nel merito, però fatto sta che è partita una lettera. Da questa lettera ovviamente nel piano regolatore c'era tutto l'ampia possibilità di contenere ovviamente questo strumento urbanistico. Arriviamo a questa nuova consigliatura, quindi municipale, quindi faccio un passo indietro, comune con la giunta Alemanno, l'amministrazione comunale nella sua trasversalità, questo bisogna dirlo, era favorevole a questo print, nella sua trasversalità come lo è oggi, quindi non è che è cambiato, ha cambiato i sindaci, ma diciamo, il giudizio di Roma Capitale nei confronti di questo intervento non è cambiato. Veniamo al municipio, nella scorsa consigliatura questo municipio è intervenuto nel print di Ciampino, di Morena, cercando appunto di dare il suo contributo, ma non ho avuto la possibilità di parlare del print di Ciampino, per cui ci è stato tolto questo onore. In questa consigliatura di questo municipio ci troviamo a aver dato già con una risoluzione un parere contrario, come lo era l'altra volta, però quello che manca è come questo municipio si comporterà successivamente. Allora, è facile dire che noi daremo il contributo con le osservazioni non essendo parte integrante del procedimento, perché io non sono sicuro, anzi sono certo che i cittadini, i nostri concittadini di questo territorio non capirebbero che da una negazione completa di chi fino ad oggi ha abusato della possibilità di fare attività su più di 60.000 metri quadri, oggi questo municipio si avvicina dicendo vabbè, però gioco forza, io do il mio contributo. Cioè è come se noi andiamo ad avallare una sanatoria, che non è che l'abbiamo avallata noi, l'avalla l'amministrazione comunale. Bene, se l'amministrazione comunale avalla questa sanatoria tramite lo strumento urbanistico del print, di un programma integrato, perché questo municipio, che è sempre stato contrario, non riesce in un atto, come è stato parlato oggi in commissione, di fare un atto dove si evidenzi, perlomeno molto chiaramente, che se deve essere così, cioè se questo municipio deve subire questo intervento urbanistico, bene, venga messo nella delibera che il municipio entra a far parte della procedura, no? Amministrativa, quindi operativa del procedimento, e quindi può decidere convintamente di poter utilizzare tutti quegli oneri che tanto sventoliamo per la parte pubblica. Quindi quello che manca, secondo me, e lo dico a vantaggio di tutti, lo dico di tutti quelli che, di tutti i colleghi consiglieri che dovranno votare, e lo dico perché poi quando si alza la mano bisogna sempre scordarsi della casacca in cui uno indossa. Su questa roba purtroppo c'è una pesantezza, oh bene, che è enorme. Allora, se uno cerca di dimostrare a chi di dovere che abbiamo fatto l'impossibile, ma dobbiamo subire ovviamente un piano regolatore e una decisione che viene da Alemanno e viene anche da Marino, non è che poi oggi dice no vabbè, ma io non lo so che succede, quindi no, c'è continuità, sono cambiati i sindaci ma c'è continuità. Allora, come io ho votato contro la mia amministrazione l'altra volta, non ho problemi a farlo oggi, probabilmente qualche un altro ha problemi a farlo, ma se invece mettiamo che comunque subendo questa impostazione, e se il municipio che viene chiamato a dover fare la carta dei bisogni ha certezza che entra nel procedimento, che è parte integrante della procedura, quindi se poi anche una cosa che il municipio non, che chiede che non viene fatta fare, cioè che non viene messa all'elenco, allora a quel punto blocchiamo il procedimento, ok? Quindi a quel punto abbiamo una clausola di salvaguardia che può dire, bene,
vuoi che io partecipo, mi devi dare la certezza che io posso utilizzare quegli oneri per funzione pubblica. Dopodiché, se poi dopo, nell'atto definitivo, nel definitivo che verrà poi, diciamo, comunque composto, nelle convenzioni, la convenzione che verrà effettuata successivamente, se questo non si verifica, noi nell'atto che abbiamo fatto e abbiamo mandato all'amministrazione comunale, abbiamo tutto il diritto di difenderci. Questo secondo me è fondamentale, perché sennò saremmo confusi che tutto è uguale a tutto, tutti siamo uguali, tutti siamo d'accordo, e personalmente su questo siamo d'accordo generale, a me non mi sta bene, perché comunque sia, se non facciamo parte del procedimento, va bene, siamo solo un organo consultivo non vincolante, sembra che noi ci apprestiamo volutamente a dire no, te dico io quello che si fa, no, parla con me, ma come, eri contrario e adesso tu mi dici quello che vuoi? Allora sei d'accordo, non si capisce più, caro Presidente del Municipio e caro Presidente del Consiglio e cari colleghi, quello che può succedere successivamente, la confusione regnerà, mentre se noi mettiamo quello che dobbiamo mettere nell'atto, poi se l'amministrazione comunale non ci dà retta, se nel percorso che verrà non terranno conto delle nostre esigenze, delle nostre richieste, ebbene noi abbiamo un ulteriore atto ufficiale al quale abbiamo chiesto una salvaguardia, ok, diciamo un elemento di salvaguardia nell'atto che andiamo appunto a votare, che fa la differenza. Si può fare ovviamente dal punto di vista politico e si può fare anche dal punto di vista amministrativo, perché le norme non ce lo vietano, le norme tecniche non ce lo vietano. Quindi è questo che dobbiamo parlare. Poi si possono fare sette commissioni o sette spose per sette fratelli, voglio dire, dipende da quello che vogliamo fare. Però se non mettiamo un punto fermo su questo, saremmo poi comunque ricordati come quelli che hanno sempre detto mamma, Peppe mi tocca, tocca a me che mamma non c'è, cioè di quelli che siamo d'accordo, e questo non può essere. Grazie. Grazie consigliere Giulia. Dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Emendamenti. Scusate. Il caldo. No, è l'età. Ma è spento? È l'età. Allora, è passiamo spento. Agli emendamenti. Allora, primo. C'hanno freddo. Mettete il cappottino. Capito? Chi ci va a venire a polmonite? Allora, queste sono. Queste. L'hanno ritirato. Quale? Queste sono state. Tutte e tre. Di Madrona. Allora, i primi tre sono stati ritirati. I primi tre emendamenti sono stati ritirati. Emendamento numero 4. Firmato dal consigliere Matrona alla Carlone Tredicina, è aggiuntivo, dice aggiungere nel deliberato dopo articolo 47, comma 3, aggiungere al fine di evitare sovrapposizioni e di, c'è un modo di scrivere consigliere Matrona, e di acclarare i rispettivi ambiti relazionali che la commissione prima non ha più competenze in merito ai print fino alla decadenza della suddetta commissione speciale. Poi il consigliere Matrona può illustrare. Allora, ma chi c'è? Prego, pronto? Ok. Così. Allora niente, io ho presentato questo emendamento, come Forza Italia l'abbiamo presentato, perché leggendo il parere del direttore che si divide in due parti, una parte che lo ritiene ricevibile, la parte tecnica ritiene ricevibile la delibera, però poi entrando nel merito giustamente dice al fine di evitare duplicazioni di attribuzioni, evitare sovrapposizioni e di acclarare i rispettivi ambiti relazionali, no, da esprimere il parere, non esprimere il parere favorevole. Allora io dico ok, allora mettiamo dopo delibera, non ce l'ho la copia perché ho scritto male, mettiamo al fine di evitare duplicazioni di attribuzioni, evitare sovrapposizioni e di acclarare i rispettivi ambiti relazionali, mettiamo che vengono tolte le competenze alla prima commissione per quanto concerne i print fino a che rimane la commissione speciale. Quando nel 2016 la commissione speciale chiuderà
o non chiuderà, se ci sarà un'ulteriore proroga come è previsto dal regolamento, automaticamente riprende le sue competenze, perché penso che in 2, 3 anni, 4 anni la discussione sia stata fatta ampiamente. Grazie. Grazie consigliere Matronova. Allora, apriamo la discussione su questo emendamento, può intervenire uno per gruppo, 3 minuti. Consigliere Giuliano, prego. Allora, in base, noi abbiamo tirato degli emendamenti che avevamo fatto, diciamo, in modo molto propositivo, ma visto che, avendo chiesto ovviamente anche agli uffici, al direttore, che non erano compatibili, ovviamente soprattutto uno non era compatibile con i regolamenti, però il fine era questo, lo voglio dire perché era simpatico, cioè siccome ho sentito parlare ovviamente di questa commissione speciale che potesse essere di verifica, di controllo, di garanzia, cioè di mettere in condizione, capito, i consiglieri che ne farebbero parte, quindi sentivo i capigruppo o quello che sarà, insomma, nelle percentuali dei partiti, della rappresentazione politica dei partiti, quindi uno strumento di trasparenza. Bene, noi avevamo fatto un emendamento, io ho detto anche in capigruppo come battuta, poi sembrava che insomma era possibile, era simpatica, quindi noi come opposizione potevamo, come parte dell'opposizione potevamo essere d'accordo, dicendo va bene, allora datela all'opposizione, quindi maggiore garanzia di questa, visto che c'è sta la prima commissione che è della maggioranza, una commissione di trasparenza, di controllo. Cioè, sta illustrando il suo emendamento ritirato o sta intervenendo sull'emendamento di Matronova? Faccio pubblicità occulta, capito? Pubblicità occulta, zero, eh? A costo zero. Me l'avete fatto ritirare intanto. Brevemente, per favore. No, ma poi arrivo al concetto, mi serviva per dire questo. E quindi dico, quale maggiore garanzia, visto che ci debba essere, che lo possa fare l'opposizione, no? Quindi poteva essere una cosa, ma questo non è previsto, non lo possiamo dire prima, a meno che ci sia un accordo, ma qui gli accordi sono, non so, trasversali, sono quadrisversali, per cui non si capisce nulla. Dico questo perché sarebbe stato carino e intelligente, però per arrivare a quello che il collega Matronova ovviamente mette sul tavolo, è normale che io, come ho deciso, cioè ho capito insieme ai colleghi che l'emendamento non era ovviamente regolare dal punto di vista dello statuto del nostro municipio, io mi attengo a quello che il direttore ha detto, quindi dice è ammissibile questa delibera, però io avevo chiesto a capigruppo se fosse stata verificata la procedura per le delibere e per che viene rispettata per le delibere e per le risoluzioni, in quanto abbiamo stabilito in capigruppo, quindi il Presidente del Consiglio e testimone, che c'è un percorso quindi che può durare un giorno, 2 giorni o 10 giorni, 15 giorni il termine, che si porta in commissione competente a prescindere dal giudizio, la giunta dà il parere a prescindere dal giudizio, e quindi questo era l'atto, questo era il voto che la capigruppo aveva fatto 4-5 mesi fa per tutto, tranne tenere libere le mozioni che poi ogni consigliere decideva se portarle in commissione o direttamente in consiglio. Quindi, avendo chiesto questo, il Presidente mi dice che non c'è bisogno di fare questo percorso perché non si entra nel merito. Poi leggo ovviamente la lettera del direttore, che dice che sarebbe stato, no, oltre all'ammissibilità, sarebbe stato comunque dovuto e intelligente fare un passaggio in commissione, perché si entra nel merito, non è che stava parlando del colore delle caramelle, stavo parlando di una materia che già è compresa in una commissione permanente, e quindi verificare nella commissione la possibilità che i commissari potevano comunque verificare e discutere questa nuova comunque situazione. E infatti lo dice. Consigliere Giuliano, mi dispiace. Nelle competenze della prima commissione. Allora, quindi per favore, stiamo parlando dell'emendamento firma di Matronova. Per quanto riguarda l'emendamento firma Forza Italia, che addirittura ovviamente dice di
non solo sovrapposizione, quindi, ma anche di a questo punto esautorare, finché esiste, se ho capito bene, poi io italiano c'avevo tre, se esiste ovviamente, finché esiste la commissione speciale, che tutto quello che viene trattato in commissione speciale non viene trattato nella commissione permanente. Questo mi sembra di aver capito, o no? Colleghi, ditemi se avete capito pure voi come emendamento parlo, eh? Grazie consigliere, quindi non mi sembra insomma una cosa, per lui su questo noi ci asteniamo. Consigliere Tutino, prego. Quanto tempo presidente? 3 minuti come Giuliano? Vado? Allora, questo emendamento dimostra ancora una volta. Questo emendamento dimostra ancora una volta la santa alleanza che si è stabilita tra il Partito Democratico e Forza Italia per punire i consiglieri che sono contrari alle larghe intese. In questo senso io parlo ai miei compagni del Partito Democratico, perché quando si è compagni bisogna sapersi dire che ci si sbaglia, che questo emendamento, se vi fate dettare la linea da Forza Italia, se fate un cecchinaggio su commissione, se commissionate agli altri forme di sicariamento dei vostri consiglieri migliori, se andate a tagliarvi gli attributi, Consigliere Tutino, tolgo la parola per far... sta offendendo tutto il consiglio, ti tolgo la parola, sta offendendo. Altri interventi per favore. Questo non offende il consiglio presidente. Consiglio, sta offendendo il consiglio. Sto offendendo, va bene? Il consiglio. No, sta parlando di cose che non ha niente a che vedere. Non confonda. Si calmi, consigliere Tutino, che le viene qualche malore. No, si calma. No presidente. Allora, non mi fermo su questo. Va bene? Non offende i consiglieri per favore. In tutti questi mesi. Va bene? Allora presidente, mi restituisca la parola e mi faccia con allora, parli dell'emendamento e io gli do la parola. Completo l'intervento. Allora, per favore, su. Ai colleghi. La sceneggiata continua, per favore. Ai colleghi che mi sono attorno dico, se andate per fare dispetto a vostra moglie a tagliarvi gli attributi, dimostrate di essere un partito di eunuchi. Grazie consigliere Tutino, grazie consigliere Tutino, certo il rispetto degli altri è molto molto alto. Allora, altri interventi? Consigliere Renzi, prego. Spiacente, buonasera a tutti. Si può dire anche opinioni diverse senza offendere. Spiacente di vedere questo spettacolo, soprattutto perché ci sono i cittadini. Io penso che quando si alzano delle critiche, prima bisognerebbe vedere nel proprio partito quello che sta succedendo. Diciamo, la storia di Print a me crea veramente tanto disagio, soprattutto questa del Print di Ciampino, in quanto sono il territorio proprio dove avverrà il tutto. E quando parlo a Davide Tutino di guardare prima il suo partito, è perché io purtroppo, non facendo parte dell'urbanistica, addirittura non sono stata neanche messa al corrente del fatto che era stato riattivato un bando. Per un anno. Consigliere Tutino dice che è intervenuto per tutto il gruppo. Mi dispiace. Il capogruppo dovrei essere io. Lorenzi, mi dispiace per lei, ma. Grazie, non importa. Grazie. Non fa niente, consigliere, non si preoccupi. Allora, vedo che lo spettacolo continua. Allora, altri interventi? Non ci sono, passiamo alla dichiarazione di voto. Allora, ci sono dichiarazioni di voto su questo emendamento? Non ci sono, per quale gruppo? Dichiarazione di voto per la lista civica. Se il capogruppo è lei. No, allora. Allora, chi è che interviene per la lista civica a dichiarazione di voto? C'è il capogruppo o no? Consigliere Laddaga, prego. Grazie presidente. Grazie, come gruppo
della lista civica Marino siamo contrari a questo emendamento per tutte le questioni che abbiamo esposto precedentemente, quindi non pensiamo sia giusto l'iter che è stato fatto e quindi dopo insomma lo diremo, ma siamo contrari anche a questo emendamento per le modalità in cui tutta la procedura è stata fatta, non passando nella commissione competente che secondo noi ha avviato un iter giusto in questi mesi e che vorremmo che proseguisse. Grazie. Come vedete si possono esprimere le proprie idee senza, con molta correttezza. Allora, passiamo alle dichiarazioni di voto. Non ci sono, passiamo alla votazione. Allora, chi è a favore di questo e di questo emendamento? Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, approvato con 13 voti favorevoli, 7 contrari e 5 astenuti. Adesso passiamo alla dichiarazione di voto sulla proposta complessiva. Ci sono le dichiarazioni di voto? Non mi sembra, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, approvato con 13 voti a favore, 5 contrari e 5 astensioni. Grazie. Adesso, chiuso questo punto, passiamo alle interrogazioni. Scusi Presidente, volevo chiedere se l'immediata eseguibilità. Metto ai voti l'immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole? Mario? Chi si astiene?
approvata con 13 voti a favore, 5 contrari e 5 astenuti.